iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà. Prego. Presidente, grazie. Io vorrei cominciare col dire che credo, lo dico al Ministro, che sia davvero necessario affermare con nettezza e con forza da parte nostra che quello che è accaduto nell'ultima settimana e in questi ultimi giorni non è accettabile e spero davvero mai più si verifichi. Noi abbiamo parlato della crisi libica e anche della ben poco chiara e tragica vicenda degli ostaggi praticamente dappertutto, tranne che qui in Parlamento, e questo ci sembra, Ministro, molto molto sbagliato. Abbiamo compreso che qualcosa di grande si stava muovendo, che i tamburi di guerra che lei stesso ha citato hanno iniziato a rullare, più dai titoli della stampa internazionale o dalle interviste e dalle precisazioni dell'ambasciatore degli Stati Uniti, anche dalle dichiarazioni in televisione del nostro Presidente del Consiglio e di vari ministri, ma invece almeno fino ad oggi nessuno ha avvertito l'obbligo di portare tempestivamente qui, nella sua unica sede propria, questa discussione. Nemmeno dinanzi al fatto che agenti dei nostri servizi operano in territorio libico, di droni americani che partono da Sigonella per bombardare le postazioni di Daesh in Cirenaica, come è stato ricordato, e neppure appunto su questa pagina drammatica, la tragedia degli ostaggi, neanche su questo, almeno fino ad ora, il governo aveva sentito il bisogno di dire qualcosa di più preciso nella sede più appropriata. Insisto, l'unica sede possibile nella quale avviare questa discussione. E appunto nemmeno la dinamica, abbiamo ascoltato stamattina le parole del Ministro che ha portato all'uccisione dei nostri concittadini e alla liberazione degli altri due, e neanche sulla tristissima, il tristissimo epilogo che ha visto per molti giorni le stesse famiglie delle vittime essere impedite a poter nemmeno piangere i loro cari, e naturalmente anche noi aggiungiamo la solidarietà del nostro gruppo a loro. Ecco, il fatto di non averne ancora potuto parlare compiutamente all'interno di quest'Aula a nostro avviso segna un punto grave. Grave, sbagliato, speriamo davvero che non si ripeta mai più. E pensiamo che anche lo stesso fatto che accade oggi, c'è un'audizione del Ministro davanti alle Camere, con il Parlamento però coinvolto in modo molto passivo, se posso utilizzare questa espressione, senza poter votare, senza avere una voce in capitolo definitiva e concreta su un tema come questo, ci sembra in una vicenda così complessa e così delicata un punto che appunto, se noi fossimo nel governo, non sottovaluteremmo con tanta semplicità. Il Presidente Renzi ha affermato da un salotto televisivo qualche giorno fa che se ci sarà un intervento militare questo dovrà essere prima approvato dal Parlamento. Lo vorrei dire con chiarezza al Presidente del Consiglio e anche al Ministro che questa non è una gentile concessione, ma è quanto la Costituzione italiana ovviamente ci obbliga a fare. E allora io vorrei davvero, insisto ancora sul metodo perché in questo caso il metodo assomiglia molto alla sostanza, che al Parlamento bisogna rivolgersi, vorrei dire, non soltanto a cose fatte oppure ad accordi già presi, magari con le truppe già sul punto di imbarcarsi, ma invece il Parlamento deve sapere tutto quello che accade passo dopo passo e deve ovviamente poter incidere in senso utile rispetto alle scelte che si fanno. E questo è anche vero, e a maggior ragione vero, anzi mi verrebbe da dire, pure per quelle cosiddette operazioni militari limitate che grazie a una modifica, come sappiamo, approvata in fretta e furia in un clima molto particolare, quello seguito alla tragedia di Parigi, consente oggi al governo di avere facoltà di decidere praticamente in autonomia, senza controllo parlamentare e soltanto con l'obbligo di informare il COPASIR. Ma a maggior ragione, appunto, quando scelte di questo genere si configurano o come atti di guerra o anche come atti che possono preparare il terreno a una eventuale missione, io credo che sarebbe lo stesso molto opportuno, secondo me addirittura doveroso, ma comunque molto opportuno, mettere puntualmente al corrente il Parlamento delle cose che accadono. Alla critica di metodo, diciamo così, che però, insisto, è un elemento molto serio di sostanza politica, vorrei aggiungere qualche elemento invece sul merito, qualche considerazione più politica. Ora, Ministro, lei lo sa il Governo, che il mio gruppo parlamentare, il mio partito,
pur dall'opposizione, in tutti questi mesi non ha mai avuto un particolare problema nell'avere un atteggiamento sulla politica estera, ma più in generale sui grandi passaggi che attraversano la vita democratica di questo paese, che è più improntato all'interesse generale che non semplicemente a quello di parte. E pur riconoscendo, come abbiamo fatto più volte in tutti questi mesi, al governo di aver avuto un atteggiamento anche rispetto a questioni delicate, che hanno molto delicate, addirittura drammatiche, che hanno attraversato la scena politica, pur avendo avuto per l'appunto il governo spesso un atteggiamento a nostro avviso intelligentemente prudente e pur non essendosi fatto travolgere da isterie belliche, però vorremmo anche dire con grande nettezza che noi non riteniamo sufficienti le rassicurazioni del Presidente del Consiglio. Non solo Ministro, perché noi non possiamo non notare delle significative differenze di opinione anche all'interno dello stesso governo, e appunto non possiamo non vedere come anche la voce dei ministri in questi mesi non sia stata la stessa rispetto a passaggi molto molto delicati, ma anche perché le stesse dichiarazioni rese dal Presidente Renzi anche ieri a margine durante l'incontro con il Presidente Hollande ci sembrano leggermente, probabilmente, ma comunque diverse rispetto alle dichiarazioni rese nei giorni precedenti. Per esempio la richiamata condizione imprescindibile di un governo unitario libico ieri è diventata una condizione auspicabile. Ora, come voi capite bene, lo dico ai membri del governo, su una vicenda delicata come questa le parole non sono semplicemente importanti, le parole evidentemente sono decisive, e quindi anche quando si cambia un aggettivo piuttosto che un verbo bisognerebbe essere molto molto cauti e spiegare perché si cambia quella parola o si cambia quell'aggettivo. È cambiato qualcosa in queste 24 ore su un passaggio così decisivo di politica estera? Ecco, noi pensiamo che è sin troppo evidente che è in corso, nel corso di queste ore, una intensa attività diplomatica, probabilmente una vera e propria trattativa, con l'obiettivo appunto di dar corpo ad una spedizione internazionale la cui guida e il cui peso e la cui responsabilità ricadrebbero soprattutto sul nostro Paese. Allora vorrei dirlo in maniera inequivocabile, in modo che perlomeno resti agli atti di questa discussione parlamentare: noi crediamo che sarebbe un errore gravissimo, sarebbe un errore esiziale. Una missione in Libia oggi finirebbe per avere gli stessi effetti disastrosi di quell'indifendibile 2011, di cui sono responsabili ovviamente anche quelle stesse forze politiche di destra che oggi parlano, ma che all'epoca erano governo del Paese e, come ci ha ricordato adesso il Presidente Emerito Napolitano, anche il Partito Democratico, che all'epoca era invece all'opposizione e per l'appunto un clima generale che fu costruito condusse a quel drammatico errore, a quello sciagurato intervento militare che purtroppo ha soltanto avvantaggiato il crescere in tutti questi mesi e in tutti questi anni del fondamentalismo islamico, non ha minimamente risolto la questione caotica di quell'area, ha aggravato una condizione politica già difficilissima e appunto ha determinato la situazione disastrosa con la quale ci siamo dovuti riferire nei mesi successivi e negli anni successivi. Noi pensiamo che a pagare i prezzi sarebbero ancora una volta i più deboli, anche in questo caso, quella popolazione libica già massacrata da anni di guerra per bande. E pensiamo invece, l'abbiamo detto un sacco di volte in tutte queste settimane, che l'impegno dell'Italia e dell'Unione Europea debba essere profondamente indirizzato a raggiungere l'accordo per la costituzione di un governo unitario capace di avviare un processo di pacificazione. Naturalmente i costi di una simile spedizione sarebbero molto seri, anche i rischi evidentemente sarebbero molto seri, finanche l'ondata migratoria rischierebbe di diventare addirittura insostenibile. E allora vorremmo, appunto, avviandomi anche alle conclusioni, dire poche cose però chiare e nette, e vorremmo che il governo lo facesse davvero senza nessuna ambiguità e che lo facesse qui nel Parlamento italiano e non semplicemente in televisione. Il governo deve dire, dal nostro punto di vista, con massima chiarezza che l'intervento militare è certamente escluso
almeno se non c'è una richiesta di un governo unitario libico. Un governo però legittimato dal consenso popolare e non un semplice fantoccio. E deve affermare con altrettanta chiarezza che un qualunque intervento, anche il più limitato, non è neppure immaginabile senza stare nel quadro di una legittimazione internazionale delle Nazioni Unite e senza avere le caratteristiche di una vera missione internazionale e non di un impegno essenzialmente italiano. Senza queste condizioni preliminari, Presidente, noi crediamo che un eventuale impegno italiano non possa nemmeno essere preso in considerazione. E vorremmo anche aggiungere che, pure in presenza di queste eventuali condizioni, oggi peraltro molto lontane, noi crediamo in ogni caso che sarebbe molto rischiosa e molto pericolosa un'impresa i cui esiti potrebbero essere molto seri e molto preoccupanti, finanche devastanti per la popolazione della Libia e ancora più destabilizzante per l'intero Nord Africa. Ho finito, Presidente, perché appunto il rischio di causare migliaia di morti è molto alto. Vorrei semplicemente fare proprio l'ultimissima considerazione, un secondo, perché vorrei che non smettessimo mai di ricordarlo. In questo caso non si tratta semplicemente di rivendicare una scelta pacifista che, pure vorrei ricordarlo, è patrimonio non del mio gruppo parlamentare ma della nostra Costituzione e della nostra Repubblica, ma pure di operare con realismo e con efficacia, quindi appunto tutto il contrario dell'ideologia, in uno scenario complesso con la possibilità concreta di rafforzare Daesh molto di più invece di indebolirlo, come peraltro dicono la stragrande maggioranza degli analisti e di quelli che per l'appunto hanno passato anni a studiare il fenomeno terrorista che stava nascendo mentre l'Occidente faceva finta di nulla e faceva invece guerre che finivano con il rinforzarlo. Insomma, abbiamo già gravemente sbagliato nel 2011. Ebbene, io credo che ripetere quell'errore oggi, tanti anni dopo, sarebbe davvero una vicenda e una scelta drammatica che non avrebbe nessuna giustificazione. Grazie. Salutiamo.